Sentiamo quindi le parole di Nicholson. Hello, here with me, Nicholson, the best of the year. Nick, 3 days ago, you beat 5 superstar No Count in Philly in a battle royal for the best superstar of this year. Now, are you ready to face other 5 men? Man, you're thinking, I can do the same thing? And the best superstar ever. But not only, I have this belt for 3 months. And when I'm going to win the WWF Championship, too, I'll be a legend. I'll be considered a legend. And the history will meet my reign. And the best ever. And I showed up every time I go to the ring to destroy anyone I meet. Okay, now get ready for the Armageddon and Yastel. For the WWF title detained by Alexander. The forces of nature are untamed, unrepentant, unstoppable. But sometimes the creations of man are worse. Can't you see I'm easily bothered by persistence? One step from lashing out at you. Hear what else to get under my skin and call yourself a friend. I've got more friends like you. What do I do? Is there no stacking anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself, by yourself, stay away from me. A lesson learned in life, known from the dawn of time. Respect, walk, what did you say? Respect, walk, are you talking to me? Pronto per l'Armageddon e il Nassel.
Galaxy. SL, anche sogni diventano realtà. SL e nemmeno evento di un pay-per-view. Incredibile. Posso capire Matt Morton, ma SL, che non ha fatto praticamente nulla. Incredibile, questa occasione. Posso capire, sì, l'ha vinta, ha battuto Mr. P e va bene, Mancio. Però era un Mr. P non al meglio perché, insomma, Bernie di giorno se la va attorno. Poi, insomma, Mancio ha vinto solo quel match e ha perso l'altra occasione. Tra cui è serio su Nicholson, Neckbreaker. Nicholson non è partito molto bene.
Attenzione, è un match dove tutto può accadere, flex su flex, però in replica di Nicholson, campione internazionale nonché miglior atleta dell'anno 2018. Bel match su Nelson di Nicholson su SL, che sta puntando forse su lottatore più debole in questo match, ovvero SL, German Suplex però su Mancio. Vabbè, Nicholson non ha veramente una vera e propria rivalità con FMO Mancio, Alexander e SL McMorton. Lui era in rivalità con New Booker e poi adesso con figli, ma insomma anche queste fighter sono state incluse a suo favore. Anche se adesso mi sembra di vedere un Edward in grande spolvero, un Edward che potrebbe tentare addirittura l'assalto al titolo internazionale. Staremo a vedere. Ma sicuramente questo match può finire quando gli atleti sono davvero stanchi. Non subito, perché ovviamente tanto Nicholson qui dopo German Suplex. Dopo German Suplex on SL e non Mancio, questa americana, a volte parlo anche americano perché voglio farmi anche riconoscere. Attenzione qui, side stretch su Alexander, ma vedete come sono stretti i sei contendenti, tutti hanno formato delle coppie e poi si trovano uno accanto all'altro proprio per evitare il peggio. Insomma, dirti intanto qui McMorton è messo malissimo, McMorton è messo malissimo, attenzione Mancio qui, Mancio su Nicholson, lo sarà meglio, mentre qui Gutbuster su McMorton di Alexander. Alexander dovrebbe diventare o su SL o su McMorton. Se il fermo qui che fa, prende in corsa, running big boot, questo big boot in corsa, faccio puntare in corsa, il fermo qui vede che SL è la frutta, attenzione, intanto qui Gut French suplex, danni di Nicholson, di Mancio, da parte di Mancio. Per McMorton niente da fare su Alexander, McMorton deve puntare su SL o su Mancio, o forse anche su FMO, ma insomma FMO lo è in grande condizione, anche se qui subisce l'ira di SL. E Alexander, guardate come scatto, se la va a prendere con McMorton. Però attenzione, hip hop da parte di McMorton, che va a seguire una DT rodeante, danni di SL, ha capito tutto McMorton. Attenzione, braccio teso, ancora McMorton, incredibile, prende la ricorsa e poi questo spinning kick, run cut kick, McMorton è on fire. Attenzione, potrebbe chiudere il match, ma non lo fa, invece sì, cosa fa? Lo vuole far cedere, attenzione, arrivano sia FMO sia Nicholson. Alexander era lì lì per intervenire. Che match ragazzi, subito mette un grande match, come ho già detto, tutto può accadere. Lo schieramento può essere anche sotto gli occhi del campione, che alla fine non può fare niente o può intervenire, insomma, quindi tutto qui, e se le rischia di cedere, ma attenzione che Nicholson è vero, non è magari un mago delle manovre sottomissione, ma è potente fisicamente, quindi se ti stringi in questo modo può far davvero male. SL diciamo non è uno resistentissimo, quindi lo sappiamo. Attenzione, e fermi alle spalle, scrum crash imparare su Nicholson, incredibile. E poi attenzione al fermiolo, guarda, Nicholson non ce la fa più, mentre Alexander subisce l'ira di McMorton. Nicholson adesso deve buttare sul fermiolo che è stanchissimo. Infatti lo fa adesso, powerbomb, devastante, Alexander spawna su McMorton, Mancio vascolare, non ci vuole credere, 1, 2 e 3, incredibile, Mancio torna in vetta al mondo, incredibile. Ma insomma Alexander andava a schienare McMorton e probabilmente l'aveva schienato anche. Mancio è nuovo campione WWF. Incredibile rapper che è riuscito finalmente a strappare una vittoria, un titolo prestigiosissimo qui in WWF. Con questo è tutto, alla prossima, ciao!